l'ultimo DPCM ormai è entrato in vigore da qualche giorno, le messe però continuano come prima. Siamo con Don Davide Milani, prevosto di Lecco. Le limitazioni sono sempre le stesse, voi vi siete attrezzati, contingentamento. La novità essenziale è quella dell'autocertificazione per andare a messa, corretto? Sì, la novità è questa, vorrei però spendere una parola sul momento che stiamo attraversando. Per noi non è solo una questione di procedure, non è che per noi non cambia niente perché la messa continua, cambia tutto perché questo tempo diventa ancora più cattivo, cattivo perché il coronavirus continua a stringerci, continua a far ammalare le persone e riprendono appunto anche a morire tante persone, quindi la comunità cristiana come tutta la città è scossa e questo coronavirus ci sta purtroppo cambiando, sta cambiando le nostre abitudini, sta cambiando anche il modo di vivere la nostra fede. E sto notando come è un appello forte, questo tempo alla fede, al senso della vita, al senso della comunità. È un tempo di prova straordinario, ma anche un tempo eccezionale per riscoprire le motivazioni della vita e della fede. E domenica, ieri abbiamo appunto celebrato per la prima volta durante l'istituzione della zona rossa, qualche fedele è mancato, però la partecipazione è stata comunque ottima, eccellente, tanta gente è venuta in maniera responsabile, è venuta sanificando le mani, è venuta usando correttamente la mascherina. Noi continuiamo la celebrazione della messa anche tramite teleunica, tramite il sito della parrocchia, così che chi non si sente di venire può seguirla da casa. E sì, non è cambiato niente dal punto di vista, diciamo, operativo perché le regole che abbiamo messo in atto già ormai da 4 mesi sono molto stringenti. Venendo invece appunto per le celebrazioni liturgiche non cambia essenzialmente nulla, per quanto riguarda invece l'attività della parrocchia, quindi il catechismo e insomma tutte le attività anche in procinto dell'Avvento, insomma si cerca di farle appunto online con i mezzi che abbiamo imparato ormai purtroppo a conoscere in questi ultimi mesi. Come sta andando e insomma quali sono le novità per il periodo che si sta avvicinando? Sì, in presenza fondamentalmente è rimasta l'attività della scuola materna Giovanni XXIII, però ad esempio ho appena finito ora una riunione con tutte le insegnanti, l'abbiamo fatta a distanza. L'oratorio è chiuso, non possiamo tenerlo aperto, ma le attività continuano, tutta l'attività di catechismo continua attraverso le piattaforme. E abbiamo istituito per avere un rapporto comunque settimanale con i ragazzi, una messa per i ragazzi straordinaria, la domenica pomeriggio alle 15 qui in San Nicolò, alle 17 a Pescarenico. Ogni domenica invitiamo una classe differenti, appunto celebrando l'Eucarestia. Il cammino invece di Avvento avviene tutto a distanza. Sono molti gli itinerari che stiamo preparando, di catechesi, itinerari di preghiera, momenti di riflessione, li renderemo noti tra pochi giorni. E punteremo molto anche sulla carità, per prendersi cura delle persone più fragili, più deboli, ci mettiamo a disposizione dell'amministrazione comunale per portare la spesa a chi non può, per distribuire quello che serve e vogliamo sostenere anche con maggiore entusiasmo il Fondo 3000 perché molte famiglie stanno precipitando nella povertà e distribuiremo anche i pacchi alimentari, sosterremo il Banco Alimentare perché è per molti una spesa fatta e non da pagare è un grandissimo aiuto. Certo, anche su questo l'ultimo rapporto della Caritas, come dire, evidenzia le difficoltà diffuse ormai a seguito del lockdown primo e secondo quello di adesso. Don Davide, l'ha detto anche lei, da ultimo chiuderei insomma su questo aspetto, sono tanti volontari e volontarie che si stanno impegnando sia per contingentare all'interno delle chiese in occasione delle funzioni, sia per, appunto lo diceva prima, la Caritas, quindi insomma un supporto fondamentale quello dei volontari. Ecco, una parola su questo e poi la lascio insomma ai suoi doveri. Sì, una cosa bella in questo tempo di prova, che nessuno voleva e avremmo evitato volentieri, è vedere come appunto emergono in tante persone i valori veri. La paura del coronavirus passa se uno impegna la propria vita per gli altri. Mi ha fatto molto piacere appunto in questa riunione che ho avuto con le maestre, che prima di essere maestre sono donne, sono madri, e sentire appunto dire che nel momento in cui uno va a scuola, il fatto di donare il proprio tempo ai bambini, all'ascolto delle famiglie, passano anche le paure che ciascuno di noi ha. E
Questo è molto bello. E vogliamo anche investire su un altro campo, che è quello della cultura. Non mancheranno le proposte culturali, perché la cultura è quella che ci aiuta a capire come si vive in questo tempo, altrimenti rimaniamo preda delle nostre paure. La cultura, appunto, non è semplicemente l'erudirsi, ma è ricercare insieme dentro la vita quotidiana il senso del nostro tempo, il senso del vivere e il senso anche di questa prova per la nostra esistenza. Anche per non perderci, insomma, in questo tema del coronavirus che è talmente esteso e ci sta occupando in parte giustamente, ma ecco, è giusto anche pensare ad altro. Io ringrazio Don Davide Milani per averci, insomma, illustrato un po' la situazione attuale e auguro, insomma, un buon lavoro per quanto possibile. A voi, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori di Lecco FM. Grazie.